Cristian Raimondi si riparte per una nuova avventura. C'è chi era preoccupato, abbiamo letto in internet, perché pensavano il tuo contratto scadesse fosse scaduto, mentre invece hanno tirato un sospiro di sollievo. Siamo sicuri Cristian Raimondi quest'anno indossa ancora la maglia dell'Atalanta? Sì, ho un altro anno, per cui mi dovranno sopportare ancora per un anno. Però fa piacere, tifosi, la dimostrazione d'affetto non è mai mancata, soprattutto negli ultimi periodi, a Cristian Raimondi. Sì, sì, assolutamente, anzi, colgo l'occasione per ringraziarli tutti, perché mi hanno dimostrato tante volte di essermi vicino e apprezzare il mio lavoro, per cui li ringrazio e spero di essere qui a dar fastidio ancora per un po' di anni. Anche Cristian Raimondi ci ha messo del suo, tanto impegno, tanta grinta, tanta determinazione, tanta voglia di fare bene, tanta voglia di portare in alto i colori nerazzurri. Sì, questa è la base, perché insomma è quello che ho sempre cercato di fare dal primo giorno e lo farò sempre fin quando indosserò questa maglia o sarò comunque sia nell'ambiente Atalanta, per cui è quello che è giusto fare sia da professionista e anche comunque da tifoso. Settimana che precede il ritiro precampionato, insomma, ci si comincia a rivedere, cominciano le prime fatiche, insomma. Sì, si ricomincia e insomma vogliamo sicuramente far bene, raggiungere gli obiettivi che abbiamo raggiunto in questi anni, che erano quelli che ci eravamo prefissati all'inizio della stagione. Per cui insomma partiamo carichi per una nuova stagione e speriamo sia ricca di soddisfazioni. Ecco, che è il classico giochino di inizio campionato, anzi di inizio stagione, perché fosse inizio campionato vorrebbe dire essere già alla fine di agosto e di conseguenza pochi giorni di mercato, insomma tante cose potrebbero cambiare in questi due mesi, perché il calciomercato è apertissimo. Però che Serie A potrà essere? Così sono questi, la classica domanda di inizio stagione, un po' i giochini, e ci si può forse anche sbilanciare. Ma sarà una Serie A difficile, detto così sembra la solita frase retorica che si dice ogni anno, però obiettivamente è quello che è, insomma bene o male comunque sono scese delle squadre, secondo me se ne sono salite altre più o meno comunque di pari valore, Siena, Livorno, Verona e Palermo e poi insomma è sceso il Pescara e Sassuolo, che secondo me comunque più o meno il valore è quello dell'anno scorso e sappiamo benissimo qual è il nostro ruolo e quello che è il nostro obiettivo, per cui insomma secondo me raggiungere la salvezza anche quest'anno sarebbe un ulteriore passo un'ulteriore prova di, come si chiama, di maturità e anche per un futuro sono delle basi importanti da gettare.